Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Dario della pagina Arfaus. Oggi ho tre aiutanti. Come al solito vi invito ad iscrivervi, a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e se ci volete dare una mano a far crescere il nostro canale, a condividere il video. Oggi andiamo a parlare di uno dei temi più comuni che si affrontano in campo di addestramento, che è quello del cane che tira il guinzaglio. Non parleremo tanto della risoluzione del problema quanto di uno degli elementi che più spesso portano alla creazione del problema. Uno degli errori più comuni che vediamo infatti fare soprattutto ai proprietari dei cuccioli è quello di creare un contesto sbagliato intorno al momento della passeggiata del guinzaglio. E dico sbagliato se il nostro obiettivo è quello di non far tirare il cane e di fare delle passeggiate tranquille. Infatti fin da subito molto spesso viene collegato il momento della passeggiata a un momento di alta attivazione del cane, un momento fortemente ludico in cui siamo noi stessi ad attivare il cane. E la passeggiata inizia con una attivazione fatta con la voce eccessiva in cui io chiamo il cane, lo invito ad uscire, ad andare, e il cane vediamo subito che si attiva e si agita molto, quindi siamo noi i primi a chiedere al cane di attivarsi. Poi magari lo portiamo giù ed è un cucciolo, non posso magari ancora liberarlo in area cani perché non ha terminato i vaccini, lo porto con una lunghina o con un estensibile vicino casa e ci gioco al guinzaglio, quindi giochiamo con la palla, giochiamo con la treccia o ancor meglio incontriamo altri cani e gli permettiamo di giocare con il guinzaglio allungato. I cani si intrecciano, succede quasi sempre questo parapiglia in cui si intrecciano e i proprietari vanno lì a liberarli, e collego così fortemente il momento della passeggiata a un momento di alta attivazione del cane, a un momento fortemente ludico. Questo fa sì che poi il cane sia abituato a questo contesto, crei questo contesto ludico e di attivazione intorno al momento della passeggiata al guinzaglio. Con questo intendo dire che la passeggiata al guinzaglio non è un momento interessante, assolutamente no. La passeggiata al guinzaglio è interessante ma per altri motivi, non ludici, non inerenti a un'alta attivazione. Noi sicuramente, nella maggior parte dei casi, vorremmo un cane che al guinzaglio sia tranquillo, sia interessato agli odori. Quindi durante la passeggiata darà via a tutta una serie di attività che sono sicuramente interessanti dal punto di vista olfattivo, della percezione di nuovi odori, della comunicazione chimica del cane, della comunicazione con noi, del rapporto con noi, ma di certo non sarà interessante dal punto di vista ludico. Quello deve venire dopo. Quando io arrivo nel posto da me designato in cui lo libererò e ci giocherò, avrà oppure attività ludiche con altri cani, quello sarà il momento in cui potremo avere un'alta attivazione del cane e quello sarà il momento in cui si sfogherà da quest'altro punto di vista, dal punto di vista del divertimento ludico. Perciò devo essere bravo a creare dei contesti e il cane li deve percepire fin dall'inizio, fin da quando è piccolo. Perciò io stesso devo stare molto tranquillo al guinzaglio, non devo collegare il guinzaglio a un momento di alta attivazione ludica, e ogni giornata del cane dovrebbe, per la sua salute psicofisica, prevedere poi una parte in cui lo libererò e avrà la possibilità di sfogarsi al massimo, e devo far sì che sia quello il contesto per sfogarsi e non il momento in cui è legato al guinzaglio. Quindi dobbiamo essere più possibile coerenti. Perché ci tengo a precisare che dobbiamo essere coerenti? Perché se io abituo il cane fin da piccolo ad avere un'alta attivazione al guinzaglio, a giocare con gli altri cani, a giocare con me mentre è legato al guinzaglio, non posso ad un certo punto iniziare a punirlo perché fa qualcosa che sono stato io ad insegnargli, sono stato io a collegare questo momento a un momento di alta attivazione, e poi non posso arrabbiarmi se lui è troppo agitato o è troppo attivo e non posso iniziare a punirlo. Crea una forte contraddizione, posso creare un forte disagio nel cane cambiando le carte in tavola, carte che io stesso ho distribuito. Di conseguenza, massima coerenza, create i contesti giusti per la salute psicofisica e per vivere in perfetto equilibrio e creare un rapporto con i vostri cani. Il rapporto è la cosa principale che dovete creare facendo delle cose insieme al vostro cane, ma nel giusto modo e nel giusto contesto. Quindi ci vediamo alla prossima, se il video vi è piaciuto condividetelo e in descrizione trovate tutti i modi per supportare il nostro canale.